quello di divertirsi, no? Cercando di divertirsi. E questo era l'obiettivo primario oggi. Abbiamo centrato, mi sembra, entrambe, perché la vittoria è stata figlia di una buona prestazione. Quando c'era da giocare, tutte le volte abbiamo sofferto una linea mano a mano sulle palle, c'erano troppi centimetri di differenza tra noi e loro, non c'è stato pochissimo, perché poi è vero che abbiamo giocato nel finale, il pareggio però Cireno è che aveva fatto il parate, non abbiamo avuto 3-4 volte la possibilità di chiudere la partita. Direi che tutto sommato è una domenica importante, perché anche perché naturalmente abbiamo vinto, ma l'allenatore è molto più importante aver la consapevolezza che non è cambiato niente, direi, quindi ci sono i presupposti per continuare a fare un discorso di crescita di questi giocatori proiettati per un futuro loro individuale, un futuro anche di questa società. Alzi la mano lei che... Avevi detto che era importante, questo è un... Profoma io ti sento. Avevi detto che era importante quest'anno sapere fare un gruppo di 18 giocatori tutti allo stesso livello. Ne ha avuto immediatamente conferma, quasi un segno del destino, perché con il funzione di gara si è ritrovato poi quello che sarebbe diventato in campo il protagonista. Sì, l'ho detto perché lo penso. Quest'anno abbiamo 18, diciamo, giocatori dello stesso livello. Questo significa, da un lato, che nel momento che purtroppo c'è stato un infortunio di gara, abbiamo avuto almeno dubbio nel fare ancora il massimo. E questo significa che, da un lato, ci dà la possibilità di verificare settimanalmente la situazione, e nello stesso tempo è evidente che dobbiamo avere la fortuna di avere un giocatore intelligente, perché è anche bravo, perché intelligente significa due volte in volta confrontarsi con l'esigenza, una volta in una situazione può essere di ordine tattico di qualsiasi altra natura, quindi questo per l'aspetto è un ulteriore conferma. Questo è un gruppo che è formato da l'80% a quello dell'anno scorso, e l'80% dell'anno scorso è un gruppo assolutamente sano, assolutamente forte. Quelli che sono arrivati stanno scoprendo giorno dopo giorno la forza di questo spogliatore, che c'è la voglia di fare calcio, c'è la voglia di divertirsi, c'è la voglia di se posso usare questo termine, di essere protagonisti, naturalmente per quello che concerne il bar, noi possiamo avere discorsi diversi. E direi che oggi eravamo di fronte comunque alla Juventus, è evidente che con questa chiesa c'era una Juventus, perché c'era la giovedì di sera, e più che con tutti i giocatori di sera, con il mio organismo, un po' opaco, quindi un po' c'era questa chiesa, però non credo che oggi, credo che ci siano soprattutto dei miei due pari, perché i miei due Juventus, quindi devo dare tutta la volta a una riferma assolutamente positiva di questi giocatori, perché, ripeto, non hanno vinto, hanno dato continuità. Non delle risposte talmente ampie, sì, non ci sono neanche domande, a volte esagero. Cioè, se devo chiedere qualcosa anche come Donati, io rispondo anche come Donati. Ti sei arrabbiato un momento, molto, e non siamo riusciti a capire bene se vuoi liberare il motivo, quando è entrato Castillo, ma ti sei arrabbiato molto. Cosa gli hai detto? No, non mi sono arrabbiato. Gli ho ricordato esattamente quali erano i compiti a fine partita, perché lei me l'ha ricordato, ma io me li ricordavo. Ma io, per evitare rischi, glielo ripeto solo per non so, ci mancherebbe che mi arrabbia uno che non ha giocato, cioè era un incentivo a non. Prendiamo. L'ho appena detto, ma questo è un motivo un po' dominante, capito? Alla prima di campionato si manda a Milano con l'Inter, l'Inter era ancora in alla quinta, si manda a Milano con Milan, e il Milan però c'era poi in crisi con Leonardo, eccetera. L'Inter è venuta qua prima in classifica, vinceva 1-0 venuta alla fine, però l'Inter c'era il problema di Balotelli. Cioè, c'è sempre un motivo che io credo sono delle volte in cui ci sono degli meriti anche delle squadre avversarie, ma ci sono, io l'ho detto più volte, anche sabato scorso, ho detto
perché questa è una squadra che quando ha vinto perché se l'aveva guadagnato, se l'aveva meritato, quando ha perso, spesso ha perso per demerito nostro, abbiamo perso per demerito nostro, quindi questo lo significa, e questo è gratificante per un allenatore. Non l'ho detto prima di campionato, l'ho detto prima che iniziasse il campionato, che è diverso. Ma adesso non lo dico, stavo spiegando a lei che non c'era in conferenza stampa quello che avevo detto, non lo sto ripetendo. E quindi semplicemente per dire che cosa, che questo è un gruppo che, ripeto, nella nostra dimensione chiaramente, però quando noi produciamo calcio siamo in grado di fare cose buone. Nel momento in cui noi non produciamo calcio, noi siamo alla merce di qualsiasi squadra, questo ti devo dire. Sì, Rossi è arrivato l'anno scorso, era una squadra che stava nascendo, quest'anno è una squadra che gioca con delle conoscenze diverse, Rossi è l'ultimo arrivato, quindi è evidente che non può avere la stessa serenità o la stessa tranquillità, è una cosa che in questa fine, giocando attraverso anche degli errori, a volte attraverso, abbiamo fatto uno nel primo tempo, no? Però fa parte del discorso di crescita, quindi sono soddisfattissimo. Adesso stiamo cercando, a breve arriverà anche Raggi, arriveranno quelli che abbiamo preso. Ho la certezza che non arrivino quando vedo presunzione, giocatore, quando invece vedo disponibilità, sto parlando di un giocatore che era celebrità, arriveranno tutti, secondo me, perché si stanno mettendo in discussione, si stanno mettendo a disposizione del gruppo, oltre che dello staff, quindi sono contento su questa situazione, ma soprattutto sono contento che volevamo fare una partita, abbiamo fatto me, sarebbessimo anche pareggiare l'ultimo, ma avevo un po' di testa, perché se pareggia, se c'è una cosa che avrebbe avuto la mano di non aver vinto, ma sarebbe stato comunque il discorso uguale, perché per me era fondamentale quell'approccio, la voglia di fare calcio, l'importanza di lavorare.